Bene, benissimo, Skype ci dice che siamo in registrazione. Stasera, come avete visto dall'anteprima di YouTube, saremo e siamo io e Franca D'Accriscio, ormai compagna di viaggio in queste lunghe ore passate insieme a voi. Grazie comunque sempre di partecipare in massa, lo devo dire, alle nostre trasmissioni. Grazie, anche perché lo so bene che voi non aspettate altro che noi parliamo di Liliana, ma anche questa volta, come al solito, lo faremo alla fine, visto che comunque anche gli argomenti sono molto interessanti. Una cosa ci tengo a dire, qualche settimana fa io, la Franca e Luca abbiamo fatto un non un documentario, scusate, una trasmissione sul Moby Prince. Ho saputo che tra qualche giorno uscirà un documentario. Iniziamo a Nebbie, il mistero del Moby Prince. Spero di aver detto bene il titolo, di Alessandro Battista, che è un mio amico di Facebook, dove all'interno vi sarà anche un'intervista al papà di Matteo Vinattieri. Quindi niente, poi appena uscirà vi farò pubblicità. Io non l'ho ancora visto perché non è ancora uscito, però rimaniamo il fatto che dovete guardarlo anche voi, va bene? Almeno è un complemento della nostra intervista e della nostra trasmissione. Saluto Alessandro se ci sta guardando e gli faccio immediatamente i complimenti perché so come lavora, ho visto altri suoi lavori ed è una persona molto molto in gamba, quindi sicuramente sarà pieno di notizie che noi abbiamo omesso di dire. Bene, Franca, scusami per questo mio preambolo, grazie per aver di nuovo accettato l'invito, grazie, buonasera. Allora, stasera parleremo. Ciao, cioè, scusami, ti sono, prego. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, stasera, come tu sai, no, e come vogliamo far sapere ai nostri spettatori, parleremo di tre donne che dal mio punto di vista non hanno ancora ricevuto nessuna giustizia, una in particolare, perché allora una è Greta Spreafico, mi pare si chiami così, la seconda sarà Saman Abbas, scusami ma non ricordo bene il nome, specialmente sono stranieri, non riesco a pronunciarli bene, e poi come avete visto parleremo anche delle ultime cose di Claudio Sterpin e di Liliana Resinovic. Bene. Bene, allora io innanzitutto ti lascio perché voglio che tu cominci cortesemente a raccontare la storia di Greta Spreafico, una giovane donna di 52 anni, o 53 se non erro, cantante heavy metal perché stazionava in un gruppo heavy metal, la cantante, anche famoso l'appello fatto dal gruppo proprio che è stato accusato anche di cercare visibilità con gli appelli, io non ci ho visto questa ricerca, non so, poi ognuno è libero di pensare quel che vuole. Prego, ti lascio raccontare a te, poi insomma facciamo i nostri soliti interventi, diciamo, sul caso. Prego. D'accordo, Angelo, grazie. Prego. Allora, Greta Spreafico vive ad Erba, in provincia di Como. Ha 53 anni e, come dicevi, è una cantante rock, ha una buona voce. Per qualche tempo si è trasferita a Porto Tolle perché ha necessità di vendere una casa appartenuta al nonno. Tra l'altro è molto contenta perché questa casa viene acquistata da un cugino, quindi rimane nell'ambito della famiglia. Deve fare il rogito di questa casa il 6 giugno, ma lei scompare il 4 giugno, 2 giorni prima. In realtà l'ultimo giorno conosciuto lo passa insieme a un amico conosciuto su internet, Andrea Tosi. Praticamente sta con lui dalle 12:30 del 3 giugno fino alle 2 di notte del 4 giugno. E Tosi la descrive come una donna molto scossa, molto provata, triste. E passano la giornata un po' vagando senza una meta precisa con la macchina di Greta. Una telecamera che li riprende, la macchina è una Kia Picanto nera, una telecamera che li riprende mostra Greta nel posto, non nel posto di guida, a fianco,
e quindi Andrea preciserà che alla guida è proprio lui, perché aveva iniziato a guidare Greta, però aveva tipo degli sbandamenti nella guida, per cui ha preferito mettersi lui alla guida. E girano così, senza meta, nel delta del Po. E soprattutto Andrea nota che lei ha voluto ripercorrere un po' i luoghi dell'infanzia, perché Greta in effetti è nativa proprio di Porto Tolle. Ha voluto anche andare a vedere una barca che era appartenuta a suo padre, come volendo rivivere un po' il passato. Si fermano, passeggiano sulla spiaggia, vanno a bere ai bar più di uno. Greta beve un paio di birre, nulla di che, e passano la serata a parlare di musica, perché anche Andrea è appassionato di musica. Lui suona la batteria È vero. e con lei si era parlato di un possibile sodalizio per la musica. A un certo punto, Sai però che lui non ce lo vedo molto batterista. Sì, sì, però così ha detto che no, lui. no, c'è una foto. Allora, come dire, anch'io ho fatto una foto con la chitarra a mano e non è che vado a raccontare che la suono, insomma, c'è una foto di lui dietro la batteria, quindi non vedo perché, però non ha, secondo me, non ha il physique du rôle, no? Del batterista, il batterista, tutto capellone, tatuato, sai, io la vedo un po' così, però, oh, per l'amor di Dio, potrebbe essere anche il più batterista del mondo. Certo, sicuramente non è bravo come il batterista degli Slayer. Però, insomma, ma magari fa il suo, no, no, ma perché io ti dico che a chi l'ha visto, tu l'hai visto, no? Scusate il gioco di parole, ci sono, hanno fatto vedere alcuni pezzi dove Greta con il suo gruppo si cimenta in una canzone degli AC/DC e canta Highway to Hell, no? È famosissima ormai in tutto il mondo, della buon'anima di Bon Scott, e la canta veramente molto bene. Molto brava, sì. Sì, anche, ma anche tu, il contorno dei musicisti sono tutti molto ben preparati, si vede e si sente. Prego. Infatti il gruppo è abbastanza conosciuto nella Ah sì? provincia Ah di Porto, sì? eh? Come Sì, abbastanza si noto. chiamano, te ne ricordi? Non me lo ricordo veramente il nome del gruppo, però in provincia e in regione sono abbastanza noti, Ok. locali che bazzicano, insomma. Dopo, verso sera, mangiano una pizza, lei e Andrea. E intorno a mezzanotte Greta chiama il suo compagno, Gabriele Lietti. Il suo compagno è a letto con la bambina, per cui gli dice: aspetta un attimo, si alza per rispondergli. Ma la telefonata dura solo qualche secondo, in realtà. Greta riaggancia. A fine serata, per pagare il conto della pizzeria o del bar, non so bene dove si trovano in quel momento, Greta consegna il suo portamonete ad Andrea. E Andrea, nel pagare, noterà che in quel portafoglio ci sono molte banconote. Certo non si è messo a contarle, comunque lui parla di cifra dai 2.000 ai 3.000 euro, insomma una bella Bella somma. cifra, una bella somma. Sì, da portare poi dietro così senza motivo. E riconsegna poi il portafoglio alla donna e vanno via. E lei chiederà ad Andrea di farle compagnia quella sera. Andrea ha precisato più volte che non c'è nulla di malizioso in questa richiesta, che voleva solamente avere Un po' di compagnia. compagnia. Sì, che non stava bene, che era molto scossa, però lui non se l'è sentita, per cui la lascia andare via da sola. Sì, anche questo, scusa, anche questo di non. Allora, io da quanto so, loro si sono conosciuti su Facebook, giusto? O su un social, non so se Facebook in particolare o su un social in generale, non so, perché mi sa che non lo hanno detto. Tutti possono essere, come dire, no, siamo diversi, no? Però
Anche questo fatto di che un uomo, a me non mi torna, no? Che lei gli abbia chiesto, lui lo ha specificato un sacco di volte, attenzione, che lei, perché il giornalista naturalmente glielo ha chiesto e ha detto, ma non è che lei voleva stare con te per fare cosa, perché aveva bisogno di un attaccamento fisico, gliel'ha detto in maniera, no? da far capire senza far capire. Lui ha detto, no, no, a livello di amicizia, cioè, perché tu gli dici, se una persona ha bisogno, tu gli dici no? Questo infatti è un po' bizzarro come comportamento, anche perché ha precisato che anche nei giorni precedenti si erano visti, diciamo quel giorno è il giorno con cui passa più tempo insieme a lei. Certo. Tra l'altro, dal momento in cui è entrata in contatto con Greta, lui ha preso a frequentare i locali dove Greta cantava, quindi molto spesso l'ha seguita anche nei locali. Però a questo punto lui dice che non se l'è sentita di andare con lei, pur vedendola scossa, non si è creato problemi a mandarla da sola. E lei quindi intorno alle 2 di notte si avvia, perché loro si trovano in una località, Katiepoli si chiama, Ok. che è circa una quindicina, 12-15 km da Porto Tolle. E lei quindi si avvia da sola, però un po' in pensiero c'è. Perché controlla più volte il telefono di Greta. E lui stesso si accorge che alle ore precise, le 3:06, il cellulare si spegne. Infatti, risulterà poi che a quell'ora il compagno, il fidanzato, riceve un messaggio di Greta. In questo messaggio c'è scritto: "Ti amo, ti voglio un mondo di bene e buonanotte." Cosa che non aveva mai fatto. Esatto, questo poi preciserà Gabriele, che quel messaggio, diciamo, sono 3 messaggi uno dietro l'altro. Così. I primi due erano nella norma, mentre il saluto finale lo ha trovato subito un po' particolare, perché Strano. non era tipico di Greta dare buongiorno, buonanotte, buonasera, insomma. Lasciava sempre un messaggio senza un saluto di questo tipo, anche se i due quadrifogli erano invece tipici di Greta di inviare. Purtroppo Gabriele leggerà questo messaggio solo la mattina per risveglia, a quell'ora e proverà a contattarla. Proverà a contattarla in realtà anche Andrea più volte, ma il telefono è ormai spento. Per cui Gabriele, resosi conto che la donna non risponde più al telefono, si avvia e va a Porto Tolle. Nella casa del nonno lei non c'è e troverà il telefono lasciato sul Sì. mobile spento. Però Gabriele si ricorda che Greta ha un altro telefono, per cui la cerca di contattarla al secondo telefono. Manco quel telefono è spento. Fa varie telefonate fino a che si decide a fare la denuncia. In realtà, diciamo, la certezza della sparizione di Greta, la si ottiene, la si capisce il giorno 6 giugno, perché è il giorno del rogito e lei non si presenterà Esatto. dal notaio. A questo punto scattano le ricerche e dalle indagini viene fuori che alle 5:30 del mattino del 4 giugno la macchina di Greta è di nuovo in movimento. Viene ripresa da diverse telecamere in direzione Barricata. Praticamente, naturalmente, gli inquirenti controllano qual è l'ultima telecamera che la riprende e la prima che non la riprende, pensando a un incidente, magari uscita di strada. In quel tratto di strada, la macchina non si trova più e non si trova più neanche Greta. È vero che in quel tratto di strada dove viene ripreso ripresa per l'ultima volta ci sono molte stradine che può aver preso per uscire dalla strada principale. Una ipotesi che fa Andrea è che la donna può aver lasciato la macchina in un garage parcheggio, però a distanza di 5 mesi,
mi sembra impossibile che un garage non abbia avvisato le autorità che c'è una macchina. No, no, assolutamente. Quindi rimane il giallo di questa donna sparita così alle 5:30 del 4 giugno. È l'ultima, le 5 forse, non erano neanche le 5:30. Molti amici sono intervenuti anche perché lei era molto nota, era nota anche per le sue opere di volontariato, molto conosciuta sia per l'attività della musica sia per il volontariato. Quindi ci sono stati gli appelli di amici, del gruppo che cantava con lei, del compagno di Andrea, ma di Greta nessuna traccia. Dalle loro dichiarazioni è venuto fuori che Greta da qualche anno lottava contro una malattia da cui stava venendo fuori. Sì, anche questa cosa qua, scusami se ti interrompo, cioè lei aveva questa malattia che sembrava una malattia cronica incurabile, poi lei è andata a Catanzaro, giusto? A fare delle cure, infatti c'è un'intervista a lei, c'è proprio lei con la mascherina che dice da quando sono venuto a questo medico sto meglio. Io poi in realtà non ho capito che tipo di malattia avesse questa donna. Ah, In effetti nessuno l'ha detto che tipo ok. di malattia, per cui non so. Io ho immediatamente pensato a un tumore, a una leucemia, a una malattia di questo tipo, però la certezza non l'ha data nessuno. Nessuno ha detto con precisione che tipo di malattia avesse. Chiaramente chi la conosce la racconta come una donna tenace, combattiva, ma il compagno ha anche detto che aveva degli alti e bassi. Sì, è un po' come la depressione, questo succede quando tu hai la depressione. Esatto, questo fa pensare male a dire il vero, che la donna possa aver imboccato una stradina e non lo so cosa può, Ma diciamo, io penso più al suicidio, se devo dirla, spero che non sia così e che Greta riappaia più presto, però questo, la malattia e questi alti e bassi mi fanno pensare a un suicidio, anche perché Andrea racconta di una donna scossa. In difficoltà, triste, che cerca proprio compagnia. Quindi mi fa pensare male questo, ecco. Spero di no, che non sia così, che non si sia tolta la vita e che magari abbia voluto tagliare i ponti per qualche tempo, un po' con tutti, e spero che presto riappaia. Senti, perdonami, hai finito? Sì. No, È un mistero, sì, ho finito, ecco. allora io credo fermamente a una cosa, cioè il discorso è molto, molto semplice. Loro si sono visti, allora, perché c'è da chiarire alcune cose, no? Allora, c'è questa malattia, non si sa che tipo di malattia sia, poi come ho detto in precedenza, le fanno vedere appunto a chi l'ha vista alcune immagini dove lei parla con questo medico. Viene intervistata, scusate, con questo medico e questo medico e lei dice che da quando ha cominciato a fare la cura da questo medico sta molto molto meglio, quindi da lì non si capisce che tipo di malattia, dice solo che stava meglio. Il fatto che come si chiamava Andrea l'amico, Sì, quello che ha Andrea, conosciuto sì. su, ok, il fatto che Andrea dice e questo lo afferma anche un barista, no? Un amico di Greta, che dice: beh, è entrata prima Greta, ha preso una birra, poi è arrivato lui, ha preso un'altra birra, lui ha pagato per tutti e due e sono andati via. La sensazione che mi ha dato a me, questa è la mia sensazione, attenzione, non è la realtà in tasca, ok? È un mio punto di vista, è che entrambi, tutti e due, quella sera avessero alzato un po' il gomito. Andrea però l'ha negato, questo Sì, però se. è un sospetto che è Però, venuto a tutti. esatto, però se tu racconti, e lo dice lui, attenzione, io non so, sai, a livello di alcol io bevo una birra e sono in coma, cioè in coma no, ma insomma poco ci manca. Però se tu mi dici che avete fatto il giro dei pub, perché lo dice lui, non è, dice, avevo fatto il giro di qua, poi di là, del locale, almeno due o tre bar l'abbiamo girati, vuol dire che tu almeno due o tre birre te le sei bevute. Cioè, io Esatto. credo così. Non è Questo stato. l'abbiamo pensato tutti. Sì, ma non c'è niente di male. Nel senso, io non. Il problema è che se, io la vedo così: che lei magari avesse voluto rimanere lì da dormire da lui perché era, non dico ubriaca, ma brilla. Lui gli abbia detto perché era fidanzato, perché lui è fidanzato, giusto? L'hanno intervistato anche la fidanzata l'altra volta. Cioè, lui è fidanzato, ha detto: no, guarda, abbi pazienza, non mi interessa. Lei si è andata via, ubriaca, si è andata a finire in un canal grande con la macchina.
Io questo è quello che ho potuto bere, perché fondamentalmente non ci sono motivazioni. Io non credo che sia stato Andrea. Non... Lì per lì, devo dire la verità, ho subito puntato il dito di lui, sbagliando. Almeno per me, perché lo vedo così tranquillo. Poi non aveva motivo, cioè, nel senso, non... Che Non è... dico? Mi sembra molto capito? Mi sembra molto strana questa cosa. Sì, questo, il fatto della malattia mi ha fatto anche pensare che magari i familiari e gli amici si riferissero proprio alla depressione. Sì. Esatto, Magari fosse, magari è proprio la depressione, sì, infatti non... la malattia. Quindi non sappiamo lei quel giorno in che condizioni era realmente. Infatti. Andrea ha ripetuto più volte che non era bevuta, che non aveva bevuto, però dice un paio di birre, ma nulla di Sì, straordinario. vabbè, lui racconta appunto di essere stato in due o tre pub, lo dice lui, mi ricordo l'intervista della settimana scorsa, 2 settimane fa, dove racconta, ma tranquillo, cioè, non lo sto accusando di niente naturalmente, cioè fa pensare questa cosa che magari lei, magari lui era tranquillo, magari lei è un po' arzilla, no? Come si suol dire. Magari la prima strada invece di andare a destra è andare a diritto. Sì, però gli inquirenti hanno controllato quel tratto di strada. O è uscita da quel tratto di Però strada. Frank, è sparita anche la macchina, non Esatto, è, cioè, la macchina non è che la nasconda, la macchina è in un garage, come hai detto tu, ipotizzando che fosse in un garage, dobbiamo anche mettere, come dire, in conto che sicuramente le persone, no, che gestiscono, diciamo, il garage hanno il dovere di dire questa macchina è tanto che non se la prendono. Andare ai carabinieri, di chi è, fare la denuncia, perché loro naturalmente non possono risalire al proprietario, a meno che non gli abbiano lasciato i documenti, quando, non so se si lasciano i documenti quando No, si va a non deposare la macchina, però credo. magari se questa macchina è da 5 mesi lì, ti accorgi che c'è, non è che 2 giorni, sono passati solo 2 giorni, sono 5 mesi, insomma, sono 150 giorni se non sbaglio, no? Quindi Da giugno sono appunto ti 5 mesi accorgi che c'è. abbondanti, quindi è Sì. facile che... O è nascosta in casa di qualcuno, allora è vive bene da cosa che io mi auguro con tutto il cuore, perché è anche una bella donna, è una bella donna, poi Come sono no, anche bella signora, come una no. bella signora, una persona molto per bene, almeno Anche interessante come persona. sì, esatto, cioè, anche perché è una donna che ha mille sfaccettature, fa tante cose, è impegnata, canta, lavora. Fa il volontariato, insomma, si ha da fare, insomma, non è una che sta con le mani in mano. E quindi, boh, il problema è che è sparita la macchina, tu come te lo spieghi il fatto che sia sparito tutto? Questo è il punto. Il fatto che sia sparita anche la macchina, purtroppo il luogo dove sparisce la macchina è piena di stradine, è piena di fiumiciattoli, c'è cioè il delta del Po, quindi la speranza è che non sia finita il fiumiciattolo. Non lo so, perché è chiaro che un gestore di un garage a quest'ora avrebbe sicuramente Ma segnalato. sì, nel modo più assoluto, cioè, certo, non credo che comunque sia di dovere, no? Cioè, una macchina che è lì da 5 mesi, ti accorgi che c'è, insomma, poi alla fine, anche se non ti hanno dato la documentazione per poter, devo dire, accedere al servizio, anche se non si dà nessun tipo di documento, ti accorgi che la macchina c'è, ma anche se fosse un parcheggio all'aperto, Certo. Scusate, io ho notato che vicino a casa di mia mamma ormai da un paio di mesi c'è sempre la macchina ferma e nessuno la tocca. Io ho chiesto anche chi è e nessuno sa di chi è. Me ne sono accorto io che vengo da fuori, figura di gestore di un garage. Quindi assolutamente ci se ne accorge. Bisogna vedere se c'è la volontà di farlo. Io che sono in un garage non credo, secondo me è andata a finire in un canale. So, Credo. mi è stato detto che lì è zona di canali. Il problema è che è stata vista la domanda che ti volevo fare io, perché tu sei molto più informato di me. Alle 5, che è successivamente a quando è stato mandato il messaggio a Gabriele, è stato visto, quindi lei non era a casa, è stato vista, aspetta, è stata vista la macchina. C'era lei dentro?
Questo non si vede perché la telecamera non è come quella che riprende Greta e Andrea, ma è quella che riprende le targhe, basta. Ok. Quindi, lei non si vede dentro, per cui la targa è sicuramente della sua macchina. E poi mi viene da pensare un garage, salvo visto che lei portava con sé tanti soldi, si è pagato in anticipo. Però, e quindi il proprietario del garage non ha motivo per segnalare quella macchina perché sa, però è un po' difficile anche perché lei poi dove è andata senza la Sì, macchina? però allora su questa cosa, allora non lo so, non lo so perché io non sono esperto di questa cosa, cioè nel senso, io non lo so se un proprietario di un garage, anche se gli viene pagato anticipatamente un anno, ok, il parcheggio, e questa donna viene cercata per mare e per monti, e se lui abbia il dovere o meno di riferire la cosa. Io credo che secondo me lui avrebbe il dovere di riferire che questa persona sta bene. Io non dico che devi dire dove sta, perché è maggiorenne vaccinata, però nel dire sì, la macchina è qui. Sì, non so quali leggi regolano Questo, ecco, questo questo non lo tipo di so. attività, non lo so in realtà. Secondo me invece sarebbe doveroso che lo debba dire, cioè è qui e la macchina è qui e 5 mesi che è qui e pagato in anticipo. Ora però, boh, però perdone Franca, no? Anche questa cosa qua, perché mettere una macchina in un garage a pagamento e pagare magari 6 mesi in anticipo? E poi dove è andata? Per fare cosa? È assurdo, però visto che aveva parecchi soldi dietro, mi è venuta in mente questa ipotesi, pure a me sembra un po' strano. Magari ha conosciuto qualcuno, mi ripeti quanto aveva in tasca? Non si sa con precisione, non è che Andrea ha comprato i soldi, comunque lui ha parlato di una cifra dai 2.000 ai 3.000 euro. Insomma, magari ha trovato anche balordo, no? Anche, potrebbe essere Ora, accaduto. sai, non mi sembrava la tipa che si fermasse per strada a raccattare persone, però, insomma, anche una donna di notte con una cifra del genere in tasca, boh. Che dire, lascio un po' pensare che questa è una cosa che magari ha trovato qualcuno che a scopo di rapina gli ha dato un colpo in testa e ha fatto sparire tutto. Però rimane, io sono convinto che rimane un po' come quella cosa, no? Dice, vabbè, la rapisco, ma la macchina che fa? Ti porti via anche la macchina? No, è assurdo. E poi non dimentichiamo che Greta 2 giorni dopo avrebbe dovuto fare il rogito della casa nuova Esatto, per esatto. pensare altri soldi. Ma i soldi che aveva con sé in tasca? Dove le aveva prese quelle? Non lo so perché io ho pensato che li avesse presi proprio dalla vendita della casa. No, vabbè, non lo fa correre. L'anticipo è stato di 10.000 euro. Ah, ok, l'anticipo gli era già stato dato, allora sì. E poi avrebbe dovuto fare il rogito e chiudere la vendita con altri 80.000 euro. Ah, ok, quindi avrebbe preso 90.000 euro in tutto. Però di solito poi quando ci sono i notai di mezzo non si paga in contanti, quindi che quei soldi. No, no, sulla sede circolare. Esatto, Lo quindi. so perché ho comprato la casa io, quindi la banca mi ha emesso gli assegni circolari per pagare. Esatto, perché insomma è difficile che quei soldi possano venire. Sì, però La tu, quei vendita del. soldi, paghi l'assegno circolare, i soldi dell'anticipo li puoi versare tranquillamente in banca e poi ritirarli. Esatto, questo naturalmente dovranno controllarlo gli inquirenti, quali movimenti bancari ha avuto. Certo, assolutamente sì. Assolutamente. Vabbè, quindi l'idea che ti sei fatta te in conclusione, tanto di questo caso per il momento, allora vi dovete perdonare. Tanti di voi mi avete chiesto cosa ne penso di Alice Neri. Allora io so a malapena il nome e il cognome di questo, non ho seguito il caso. Noi abbiamo un gruppo, io, la Franca ed altre persone, dove stanno continuando a parlare di questa Alice Neri, e io non sto seguendo assolutamente i loro discorsi perché ci avrò tipo 1700 messaggi come dire, da riascoltare. Se la Franca avrà voglia in questi giorni di fare una puntata su Alice Neri, la potremmo anche fare. Ora io però non me lo chiedete perché non conosco il caso, non conosco il caso e quindi non posso dare una mia opinione serena. Prego, Franca.
Io l'idea che mi sono fatta l'ho già accennata prima, probabilmente in preda alla depressione può essersi tolta la vita finendo proprio con la macchina dentro un canale, lì ce ne sono tantissimi, questo ho pensato, Sì, ma questa se secondo tolta la vita. me la cosa più plausibile è che lei, appunto, essendo andata da questo suo amico che aveva conosciuto su Facebook, che ritengo non c'entri assolutamente niente per quanto riguarda la scomparsa di Greta, abbiano fatto qualche giro un po' a destra e a sinistra, abbiano frequentato diversi bar, lui parla di due o tre, però per quanto mi riguarda potrebbero essere anche di più, insomma. E lì ha bevuto un pochino più del solito. Poi aver salutato l'amico Andrea dopo avergli proposto di stare insieme solo per dormire, e lui lo dice però, lui dice così, aver preso la macchina e essere andata da qualche parte. Il problema è che lei ha scritto alle 3 di notte, ha scritto questo messaggio, buonanotte, cosa che non fa, non, dal momento in cui, perché lui racconta che, che loro stavano insieme 20 anni prima, giusto? Sono stati insieme 20 anni prima per 2 mesi. Dopo, per varie vicissitudini della vita, si sono, diciamo, un po' persi di vista e si sono ritrovati dopo 20 anni. Lui ha detto: io l'ho ricercata sui social, su Facebook, e mi ha subito detto che stava male. Allora da lì in poi ci siamo rimessi un po' insieme. Lui ha detto che questo messaggio non era solito usare, mandarlo. L'ha mandato alle 3:08, giusto? 06, E 06, vabbè, come alle 3. E infatti a quel momento l'ultimo accesso di WhatsApp della donna è alle 3:06. Però tu mi hai detto che alle 5 e qualcosa di mattina l'auto di lei, cioè sì, ne siamo certi di questa cosa, giusto? Ok, siamo certi perché comunque. Ok, quindi siamo certi. Alle 5 del mattino, quindi che cosa ha fatto dalle 3 alle 5? Considerando anche dalle 2, Sì. perché da Catiepoli a Porto Tolle sono 12 km, 15 km Ok, quindi, del percorso che si fa, qui, quindi quando ci ha impiegato un quarto d'ora, 20 minuti, è stata a casa, dove è andata? E poi perché la macchina riappare solo alle 5 e non viene più ripresa. Diciamo dalle 2 che lascia Andrea fino alle 5 che la macchina riappare, ci sono parecchie ore di buco. È stata a casa e poi è uscita di nuovo. Ora non so, io non l'ho sentito dire se Gabriele, il compagno, ha trovato il letto disfatto oppure non l'ho sentito dire. Può darsi che si sia messa a letto e poi non riuscendo a dormire sia uscito di nuovo. Oppure può essere che alla guida della macchina alle 5 del mattino non era già lei, ma c'era qualcun altro. Boh, secondo me invece era lei in preda ai fumi dell'alcol. Magari io non lo so che effetto può avere l'alcol in una persona in depressione. Credo che Questo sia bisognerebbe la situazione. chiedere a un medico come stanno le cose, insomma, boh, non so, tra il fatto che, cioè, a me mi fa molto strano. Quando ci sono queste sparizioni misteriose, scusate, c'è la gola. E allora io arrivo da un periodo di no voce, non so se tu, Franca, mi hai sentito a me quando ero senza voce, Sì, parliamo. se ci siamo sentiti, parlavo così, parlavo. Però ora ce l'ho, ora a parlare tanto mi sa che mi sta andando via, devo cercare di parlare il meno possibile. E è anche un bene per voi, secondo me. Quindi, che stavo dicendo? Sembra che mi stavo schiarendo la gola perché mi stava cominciando a fare male. Niente, quando io vedo queste sparizioni che sono talmente misteriose perché alla fine poi non sai che fine hanno fatto, e in più c'è anche la sparizione dell'autoveicolo, la macchina deve nascondere da qualche parte. O Infatti. è nascosta da qualche parte o in un fiume, in un lago. Cioè, non c'è altra motivazione. Cioè, o è messa all'interno di, che ti devo dire, perché di solito viene trovata sempre vicino all'aeroporto, vicino a un. Che ne sa se magari lei aveva tutti questi soldi in mano e voleva scappare?
Sarebbe scappata con la macchina, l'avrebbero ripresa da qualche parte, qualche uscita di casella autostradale. Finora non risulta. L'avrebbero ripresa, però Franca, perdonami, allora io ti dico una cosa, poi magari mi sbaglio. Cioè, se lei avesse preso la macchina, sì, è vero, il casello autostradale, però se io sparisco e vado a Arezzo, come fa a sapere Arezzo che io sono lì e quindi controllare le telecamere? Questo è vero, anche con il cellulare spento, per cui non è tracciabile, insomma. Appunto, se io so che sono a Castelpustellengo, va bene? Allora che te sei lì, allora io dico, allora controlliamo le telecamere a Castelpustellengo, vediamo se c'è. Nel momento in cui non sai dove si trova, è normale che magari puoi ipotizzare aver fatto quel passaggio, quell'altro, poi ricostruire piano piano, ma ci vuole una vita, Ci vuole una vita per ricostruire tutto qua. Tu dici, boh, che dire? Bene, speriamo di ritrovare questa ragazza ancora. Ancora vive Beceta? Spero soprattutto di essermi sbagliata e che Greta sia ancora viva. No, ma certo, quello che facciamo noi sono dei semplici pensieri che estraniamo al pubblico per vedere se riusciamo a venire a capo di qualcosa. Magari uno ci mette una cosa, uno ci mette l'altra, e vediamolo un attimo. Bene, passiamo a Saman. So che ci tiene tanto a questa cosa. Eh sì, Ti lascio a parlare, prego. Ok. Allora, Saman Abbas ha 18 anni, vive in Italia dal 2016, quando con la famiglia si è trasferita a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Lei purtroppo la famiglia l'ha destinata al matrimonio con un cugino in Pakistan, che lei rifiuta, non vuole assolutamente contrarre matrimonio con quest'uomo, anche perché è innamorata sempre di un pakistano, un ragazzo vicino alla sua età, Saqib, che ha conosciuto qua in Italia. Proprio per questi, diciamo, litigi in famiglia, a 17 anni, Saman si rivolge ai servizi sociali. E denuncia i suoi genitori per maltrattamenti e per il reato di induzione al matrimonio. Infatti, lei praticamente si trasferisce a vivere in una casa famiglia fino all'11 aprile, Agosto, sono facendo il quando con un messaggio SMS la madre la prega di tornare a casa. sì. Le promette che avrebbero accettato le sue decisioni e che non gli avrebbero più imposto il matrimonio voluto dalla famiglia. Lei torna a casa, ma nelle sue intenzioni c'è quello di riavere i documenti che i genitori gli hanno sequestrato, perché in realtà pochi giorni prima di tornare a casa aveva trascorso una settimana a Roma con Saqib per organizzare il loro matrimonio. Saqib aveva fatto venire dal Pakistan un vestito da sposa che gli era stato donato da sua madre. E qui a Roma avevano comprato degli oggettini, dei regalini da farsi per il giorno del matrimonio. Per evitare discussioni in famiglia, lei dirà di aver lasciato Saqib, ma non era affatto vero. Diciamo, nel giorno 22 aprile si rivolge di nuovo ai carabinieri per denunciare proprio il fatto che i genitori non vogliono restituirgli i documenti. E poco dopo parlerà con Saqib di nascosto, perché si sente nel messaggio, è un vocale che manda al fidanzato, è il giorno 30 aprile, gli manda un vocale, in cui gli dice di aver sentito i suoi genitori parlare dell'intenzione di uccidere qualcuno e di temere che quel qualcuno sia proprio lei. E dirà al fidanzato di aspettare 48 ore massimo, e se non l'avesse sentita in quelle 48 ore, di Sì. chiamare le forze dell'ordine. Infatti,
la ragazza ci ha visto bene. I genitori gli dicono che la persona di cui parlavano non era lei, ma un'altra persona. Sì, è vero, mi ricordo. Esatto. E guarda caso, Saman sparisce. Per cui Sadiq, il 5 maggio, fa denuncia di scomparsa ai carabinieri. I carabinieri vanno a vedere nella casa dove abitano gli Abbas e un parente gli dice che madre, padre e Saman sono ripartiti per il Pakistan perché c'è una zia che sta molto male. Ma gli inquirenti non è che ci credono molto a questa scusa e cominciano le indagini. Sì. Infatti a metà maggio scopriranno che una registrazione delle telecamere dell'aeroporto di Milano riprendono i due coniugi Abbas e li riprendono il giorno 1 maggio, quindi la ragazza ha fatto la telefonata, il videomessaggio a Sadiq il 30 aprile e loro il 1 maggio sono a Milano per prendere un aereo diretto in Pakistan. Saman non è con loro, sono il papà e la madre e basta. I biglietti del viaggio sono stati acquistati dallo zio Danish tra il 27 e il 29 aprile. Quindi questo fa pensare chiaramente ad un omicidio premeditato. Raggiunto da una telefonata, il padre di Saman dal Pakistan dirà che la ragazza è fuggita in Belgio, come aveva già fatto qualche anno prima. E che lui sarebbe tornato in Italia il 10 giugno e avrebbe spiegato la situazione. Sì. A questo non ci ha creduto nessuno. Il sospetto che la ragazza fosse stata uccisa è parso evidente dall'inizio. Infatti, il 5 giugno vengono iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di concorso nell'omicidio premeditato di Saman e nell'occultamento del cadavere, il padre, la madre, lo zio Danish e due cugini, scusate come pronuncio il nome, Ikram Iyaz e Nomerulek. Infatti scoprono anche le forze dell'ordine un filmato che risale al 29 aprile che mostra tre persone incappucciate andare con un secchio, una pala e un piede di porco verso l'azienda agricola dove lavoravano tutti gli Abbas. Per alcuni questo poteva essere un depistaggio, ma in realtà poi come sappiamo come sono andate le cose, non lo era affatto. Invece, con forte probabilità, i tre andavano a scavare la buca dove seppellire Saman il giorno successivo. Anche qui la dimostrazione che l'omicidio era premeditato da tutta la famiglia. Il primo ad essere catturato, il 10 maggio, è il fratello più piccolo di Saman. Lui è minore, ha 16 anni, ed viene subito portato in una struttura protetta per minuti. Lui rivela subito che ad uccidere Saman, che Saman è stata uccisa innanzitutto, e che a uccidere materialmente la ragazza era stato lo zio Danish, strangolandola. Ci sarebbe stata una discussione il giorno 30 aprile, e la ragazza chiedeva i suoi documenti in questa discussione, dicendo che aveva lasciato Sadiq, e che quei documenti gli sarebbero serviti per andarsene per conto suo, ma i genitori evidentemente non le hanno creduto. A quel punto il padre aveva telefonato allo zio Danish organizzando l'omicidio della ragazza. E infatti alcune immagini, che le ricordiamo tutte con angoscia, mostrano i genitori di Saman uscire con lei. Sì. E allontanandosi con la madre a fianco, questo fa impressione, soprattutto la madre che parla con la ragazza in maniera serena e invece la sta consegnando, la sta portando al suo assassino. Più tardi, diciamo, il 21 maggio in Francia verrà arrestato il cugino Ikram Iyar,
Più tardi, lo zio Danish, che è da tutti riconosciuto l'autore materiale del delitto, viene arrestato anche lui, ma un bel po' dopo, il 22 settembre, alla periferia nord di Parigi. Il 14 febbraio 2022 a Barcellona viene preso l'altro cugino, Nomenulak. E il 23 settembre, in una intercettazione telefonica, credo questo sia poi il filo logico che porta all'arresto del padre, il padre confessa di aver ucciso la ragazza a un familiare, e dicendo con queste parole: ho ucciso mia figlia e non me ne pento. Sì. Secondo me fatale per lui, oltre a questa telefonata intercettata, sarà quella specie di processione che abbiamo visto, in cui lui sembra il capo di tutti, sì, che si batte il petto con degli uomini, sì, sì, che lo seguono. Sì, sì, sì. Poco dopo verrà arrestato. L'Italia ha inoltrato immediatamente la richiesta di estradizione. Bisogna dire che il Pakistan ha aderito a vari accordi internazionali, sì, che appunto prevedono l'estradizione. Quindi speriamo che quest'uomo e anche la moglie, perché lei l'unica latitante in questo momento è la madre di Salman. Sì. Infatti, ancora non è, lei non è stata assicurata dalla giustizia, giusto? No, lei no. Credo forse, molti ritengono, io non lo ritengo possibile, che lui, non mi ricordo come si chiama, il padre, insomma, l'ha già uccisa. Non credo, per il semplice fatto perché lei è stata proprio l'esca con cui Salman è stata attirata in casa, quindi ha obbedito alle loro usanze, alle loro mentalità, alla loro mentalità, quindi secondo me forse è la prima responsabile dell'assassinio, certo, della povera Salman. Per cui non credo questo. Io penso semplicemente che lui si sia tradito in quella, Shabar si sia tradito proprio in quella processione che dicevamo prima, quella che io chiamo processione. Non so. Sì, ecco, farlo vedere dove un inviato e chi l'ha visto era andato a fare, sì, delle riprese, giusto? Sì, quindi è stato forse localizzato in quel momento. E lei, essendo una donna e vivendo in Pakistan, probabilmente è rinchiusa in casa ed è più difficile. Per paradosso è più difficile trovare lei, perché lui è uscito, ha fatto delle telefonate. Non credo che la madre abbia questa libertà di telefonare, quindi è più difficile rintracciarla. Io non credo che lei sia morta, io credo che è viva ed è ben nascosta probabilmente da familiari, da conoscenti. Ho notato questo, che al momento, immediatamente, appena arrestano Shabar Abbas, sì, lo zio Danish dice dove è nascosto il corpo. Sì, infatti, è come se lui avesse paura, tu l'hai sempre detto. Sì, il fatto che lui sia stato arrestato ha un po' liberato tutti, forse dalle catene con cui li costringeva, non lo so, cos'è che fa paura di quest'uomo. Fatto sta, abbiamo trovato anche il corpo, purtroppo, di questa ragazza. E pare che sia stato già diseppellito. Non so perché Shabar, la prima cosa che ha detto nell'arresto, ha detto: mia figlia è viva ed è affidata ai servizi sociali italiani. Non so cosa volesse dire con questo, perché io sono stata contenta che il corpo della ragazza è abbastanza in buone condizioni, beh, che era possibile lo stesso, però il DNA sicuramente dimostrerà, sì, che si tratta proprio di Salman, e quindi l'hanno uccisa, e non può dire che la ragazza è viva, come aveva già detto in precedenza che era in Belgio, e ora ha detto che la ragazza è... Sì, perché a parte, ormai credo che in Italia questa cosa non esiste più, cioè non c'è il corpo, non c'è il reato. Mm-hmm. Sapete benissimo che Logli è stato condannato per l'omicidio della moglie, anche se il corpo della moglie non è mai stato trovato. Anche se, devo dire la verità, ultimamente ho sentito dire sui vari media che si ipotizza comunque che Raguel, come si chiama di nome di... Roberta Ragusa. Roberta, sì, mi scuserà, riconosciuto...
che ci ha fatto anche due libri, insomma, che mi ricordo il nome di Roberta, che Roberta sia veramente scappata in Sud America. Io dico sempre, ma ti pare che una mamma possa lasciare due figli? C'è chi dice sì. Sì, senza alcun problema. Io, a me sembra molto strano, però è vero, stiamo parlando adesso di una persona che la figliola l'ha uccisa, l'ha fatta uccidere, non l'ha uccisa lei fisicamente, ma insomma l'ha consegnata ai suoi aguzzini, che tanto vale equivale a ucciderla. E quindi una madre può lasciare anche due figli. Da come viene descritta, Roberta non è del tipo. Questo è che lei non sembra il tipo di donna che possa aver abbandonato due figli in questo modo. Esatto. Non saprei, io sono dell'avviso che Roberta è morta da tempo. Poi se sia stato il marito a ucciderla oppure un balordo che ha incontrato per strada, questo non posso saperlo. Molti a proposito di Saman, fanno riferimento al tipo di cultura che ha portato a questo. Più che cultura io parlerei di usanze, di abitudini, di mentalità, più che di vera cultura. E mi auguro che questa vicenda venga portata ad esempio anche per tutti gli altri, tutte le altre persone che gli può venire in mente di fare un qualcosa di questo tipo ai propri figli o alla propria moglie o a chiunque altro, perché è così che si aiuta queste popolazioni ad evolversi. Una punizione esemplare in cui è ben chiaro per tutti che queste cose non si fanno. Vabbè, certo. Magari in Pakistan questo tipo di omicidio verrebbe... In Pakistan c'è la pena di morte per chi uccide, però questo tipo di omicidio considerato d'onore può portare anche al perdono, e questo è un rischio che non si può correre. Shabar Abbas e sua moglie deve essere estradati in Italia ed avere la giusta punizione per quello che hanno fatto, e deve essere una punizione di esempio per tutti gli altri. Tutti gli altri intendo tutti, anche gli italiani. Certo, assolutamente sì. Molti, dicevo, parlano di cultura, però dimenticano che la nostra cultura, fino a qualche anno fa, neanche tanto, tanti anni fa, non era molto lontana da questo tipo di mentalità. Su tutti ricordiamo il caso di Franca Viola. Lei aveva 15 anni, era di Alcamo, in Sicilia, aveva 15 anni quando si fidanza con Filippo Melodia. Ma ben presto sia lei che la famiglia vengono a sapere che lui è un nipote di un mafioso e tra l'altro viene arrestato per furto. A questo punto tutta la famiglia e la stessa Franca non ne vuole più sapere di lui, per cui lo abbandona. E questo viene visto da Filippo Melodia come un grave sgarbo, per cui inizia a tartassare Franca con tutta la sua famiglia, con atti di violenza di tutti i tipi, che culminano con il sequestro della ragazza, che verrà tenuta segregata 8 giorni, affamata e stuprata a ripetizione, convinto che con un matrimonio riparatore potesse avere la ragazza che voleva e soprattutto non pagare le conseguenze dei reati commessi. Invece Franca, grazie all'aiuto anche della sua famiglia, rifiuta il matrimonio riparatore, per cui lo manderà in galera, detto in poche parole. Lui sarà condannato a 11 anni e i complici che hanno eseguito materialmente il sequestro della ragazza a 5 anni. Lei è stata, era il 1965, quindi diciamo intorno a 60 anni, non sono passati poi tantissimi anni. Lei è stato, ha rappresentato una svolta per tutta l'Italia, che vedeva nel matrimonio riparatore un atto dovuto in questi casi. Tanto è vero che l'articolo 530 prevedeva che il matrimonio
estingueva il reato dell'autore, il matrimonio contratto con la persona offesa, e quindi estingueva il reato sia per l'autore del reato, ma anche per i complici. Invece Franca Viola, aiutata dalla famiglia, lo manderà in carcere, anche perché era usanza proprio della famiglia della ragazza spingere in questi casi la ragazza al matrimonio, anche se non era stata consenziente. Io ricordo, posso usare un aggettivo, con raccapriccio. Prego. La domanda che fece un giornalista all'uomo che poi Franca sposerà, il giorno del matrimonio, chiederà allo sposo che sta aspettando Franca in chiesa, gli chiederà che coraggio ci vuole a sposare una donna non illibata. E questo era un giornalista. Quindi diciamo che anche la nostra cultura non è poi... molto diversa, non è stata molto diversa, però ci siamo evoluti in maniera veloce. Certo. Quindi per far evolvere queste mentalità bisogna fare in modo che siano veloci a evolversi in questo modo. Vabbè, certo. E faccio presente anche un'altra cosa, perché lì è Alcamo, Sicilia. Dovete sapere che parte della popolazione romana ha origini venete. Addirittura. Parte. Sì. Come mai ha queste origini venete? Perché in Veneto c'era un'usanza molto simile. Quando una ragazza veniva, tra virgolette, compromessa dal ragazzo che poi non voleva sposarla, era la famiglia di origine che la buttava fuori di casa perché non aveva portato l'onore. Allora questa ragazza che poteva fare? Si rivolgeva al parroco e il parroco le trovava lavoro a Roma presso famiglie benestanti e andavano a fare le domestiche in queste famiglie. Se ricordate il film di Monicelli, Soliti ignoti, Vittorio Gassman si innamora della servizia veneta. E queste ragazze poi, tra l'altro, conoscevano l'indipendenza economica in questo modo. Diventavano libere da questo genere di mentalità. E qui a Roma nessuno importava nulla, che erano state compromesse, no? Per cui molte di loro hanno fatto famiglia, hanno avuto figli. E ma come, come è giusto che sia. Ma certamente, parte dei romani sono di origine veneta, per parte... A parte te. No, io non sono di origine veneta, sono di origine abruzzese. Però vivo a Roma. Ecco, quindi questo per dimostrare che non c'era molta differenza tra nord e sud, in modi e maniere diverse, ma la mentalità era quella. Certo, sono passati 50, 60 anni, certo. Ci siamo evoluti. Beh, sì, sì, sì. E questa l'occasione di Samane, ma anche Ina, vi ricordate Ina pure che fu uccisa perché vestiva all'occidentale? Insomma, esatto. Questi ragazzi devono essere aiutati dalle istituzioni perché giustamente si ribellano, ma devono essere aiutati e protetti dalle istituzioni, e quando si verificano questi casi ci deve essere una punizione esemplare, che naturalmente deve valere per tutti, anche per chi ammazza la moglie. Ah beh, assolutamente sì. Anche per la donna che lascia la figlia 6 giorni da sola in casa. Insomma, questi tipi di reati devono essere puniti in maniera esemplare, in modo da spingere queste popolazioni ad evolversi il prima possibile. Devono sapere con certezza che saranno puniti e che questo non si fa, questo tipo di reato non si commette, che i ragazzi, i figli vengono da noi ma non sono nostri, hanno diritto alla certo. Libertà e decidere per la loro vita. Assolutamente sì. Bene. Ok, avevo detto tutto? Sì, più o meno sì, tutto su Saman, e spero veramente che si faccia giustizia per questa ragazza, ma anche per tutti i ragazzi, per tutti, anche per Sadiq, Sadiq si chiama, sì, perché anche lui è un ragazzo che voleva evolversi, che non voleva più avere queste tradizioni, come la sua famiglia, che infatti aveva accolto Saman senza problemi, mandandogli l'abito da sposa. Esatto. Tra l'altro l'hai vista la scena in cui l'hanno fatto vedere? Sì, molto carino quel vestito. È vero,
Era molto bello, gliel'hanno fatti mettere vicino sia suo, di lui che di lei. E la giornalista gli ha chiesto: ma l'avrebbe indossato il giorno del matrimonio? Sì, è Sì. stato un momento di grande commozione, sì. Fanno molto tenerezza questi due ragazzi. Poi ultimamente hanno detto che le ragioni per cui Saman era stata venduta a questo cugino era perché questo cugino aveva dato al padre dei soldi per Sì. ristrutturare un immobile che hanno in Pakistan. E lui questi soldi li ha usati e quindi doveva poi dare la figlia in matrimonio, tra l'altro non più illibata, quindi già questo secondo me, già il fatto che lei ha passato dei giorni insieme da sola con questo ragazzo, già questo può aver scatenato la furia omicida di questa Certo. famiglia. Anche poi la foto l'abbiamo vista tutta in cui i due ragazzi si baciano, Sì, esatto. già quello secondo me è stato visto come un'offesa, come un disonorare la famiglia. Sì, purtroppo loro hanno una sorta di pensiero diverso dal nostro. Diverso adesso, sì, in questi anni, negli ultimi Certo. 50 anni molto diverso, però anche noi lo abbiamo avuto quel Bene, siamo tornati. Io mi ero staccato un attimo, ho chiesto un attimo di pausa a Franca perché avevo la gola che ardeva. Insomma, non, ora sono a posto, ho preso anche un caffè. Abbiamo parlato di Saman, abbiamo parlato di Greta, due donne che non credo ci sia un soprattutto, ma insomma, soprattutto che ormai sappiamo che fine ha fatto Saman, è giusto che i genitori o chi per loro che hanno, diciamo, perpetrato questo omicidio, è giusto che marcisca in galera. Madre, padre, zio, nonno, chiunque sia stato, deve rimanere lì a marcire. Io sono perché poi hanno tolto la vita. La vita è sbagliato a prescindere, toglierla. Ma toglierla a una ragazzetta di 18 anni, che era nel pieno, nel fiore degli anni, che si sarebbe dovuto sposare con un ragazzuccio carino, l'avete visto tutti in televisione, no? Quindi è stato veramente un duro colpo anche per lui. Spero che tutti finiscano di marcire in galera, come già mi sono augurato e come auguro a tutti loro. E Greta, speriamo di ritrovarla, però adesso dobbiamo parlare anche dell'argomento che tutti voi aspettavate, che so aspettavate, parleremo di Liliana Lesinovic. Va bene. Liliana Lesinovic, ormai sapete che la procura è ancora molto abbottonata ed è un tarlo che a Franca gli è rimasto lì. Dice: perché non parlano? Perché non parlano? Perché, ma giustamente si chiede, me lo chiedo anch'io, perché questa benedetta procura non ci fa, come dire, sapere ulteriori notizie. Perché? Boh, non si sa. Allora, io, come diceva Franca all'inizio della trasmissione, non sono aggiornatissimo sugli ultimi eventi, pregherei a Franca di raccontarmeli, no? A raccontarli anche a voi sugli ultimi eventi, perché so che l'unico che sta andando in televisione, visto che Sebastiano disse l'altra volta a quarto grado, se non sbaglio, che era l'ultima volta che andava in televisione, giusto? Sì. Sì, Lo disse a quarto grado, giusto? a quarto grado ha detto questo, sì. Lui dice: sì, non vado più finché non saprò, non verrò più non andrò più in televisione finché non si saprà che fine ha fatto la mia Liliana. Però c'è un altro che all'opposto di lui che continua ad andare in TV a raccontare adesso la manca. E questo è lo Sterpin. Che cosa dice Claudio? Non lo so, io quello che dice Claudio lo hanno smentito degli esperti. Sì. Capisco che lui faccia delle ipotesi, naturalmente vuole sapere Certo, ma la verità assolutamente sì, ma questo c'è un bel dubbio. su quello che è successo a Liliana e fa delle ipotesi. Lui è assolutamente convinto che Liliana è morta il 14 Sì. dicembre e che il corpo sia stato portato lì una volta surgelato o tenuto al fresco e ha ipotizzato una cella frigorifera. Però sappiamo che gli esperti ci hanno più volte detto che un corpo o surgelato o tenuto al fresco o a 0 gradi o a 2 gradi
quello che vuoi, dall'autopsia. Certo. Comunque sarebbe emerso. Esatto. In realtà questo non emerge dall'autopsia. L'autopsia parla di un luogo fresco, che può essere lo stesso boschetto, perché naturalmente la temperatura in altri luoghi è superiore rispetto alla temperatura del bosco. Sì, anche perché Franca, scusami, diceva, questo mi pare lo dicesse proprio Sebastiano, che praticamente all'interno di questo boschetto, la temperatura rispetto alla città è più bassa di almeno 2-3 gradi. Corrisponde a verità questa cosa, cioè è stata detta? Sì, l'ha detto lui, ma credo che sì, corrisponde. Ok. No, mi pare che proprio alcuni inviati di quarto grado, ora non vorrei sbagliare trasmissione, però siano andati sia nel boschetto che che su una panchina nel centro della città, in Piazza Gioberti, mi pare, che abbiano misurato con un termometro esterno e hanno misurato almeno 2 gradi di differenza in più in città rispetto che nel boschetto. Quello che io, infatti ora abbiamo chiesto a un medico legale di leggerci questa benedetta autopsia per vedere se io non credo che sia così, che il dottor Costantinini se sia così demente, perdona la parola. Anzi, io credo che secondo me lui abbia fatto un buon lavoro. Siamo noi e magari, allora io capisco Sebastiano, che saluto perché so che ci segue, quindi lo saluto. Capisco Sebastiano che lui non voglia rassegnarsi al fatto che la moglie sia morta in altri giorni piuttosto che il 14, perché lui il 14, cioè allora dove è stata fino al 3 gennaio? Si potrebbe aprire, paventare altre ipotesi. E lui questo, io capisco, una persona che ha perso la moglie, credo che non gli possa andare bene, non gli possa andare giù. Però, ragazzi, scientificamente sappiamo che la scienza ci dice questo, cioè che Liliana è morta il 3 di gennaio. Ha voglia lo Sterpin a dire, perché lo dice lui, non sento dei rumori sotto. Qualcuno che ha sbattuto la porta. Sì, ma in casa tua, no? No, fuori. Ah, ok. Io sono in un condominio. Per cui... Ah, ok, quindi senti, c'è anche il portiere, no? No, il portiere no. Ok, portiere di notte. E quindi questo lui continua a dire, e lo ha detto anche nell'ultima trasmissione, cioè non ho paura di essere smentito, perché ha detto questo, io lo riassumerò in poche parole, che praticamente Liliana è stata uccisa il 14, giusto? 14, è morta il 14. Ed è stata tenuta al fresco all'interno di qualche macelleria, ha detto, o pescheria, perché ha detto queste parole, l'ho sentito io. Quindi qui si continua, no, a dire cose e anche a mettere in mezzo, allora lui ha detto che erano tre, che sono state tre persone, chissà a chi si riferisce, non lo so, no, noi non lo possiamo dire, però insomma lascio a voi cari telespettatori, teleascoltatori, di immaginare a chi si possa riferire. E poi di riflesso, dal mio punto di vista, dà la colpa anche qualcuno in pescheria, è normale, no? Perché se io vengo a infilare un cadavere nella tua pescheria, tu ne devi essere al corrente, che faccio? Entro e ti dico, non lo so, io Franca ti dico questo, mi sembra? Sì, è un'ipotesi azzardata, anche perché il pescivendolo dovrebbe rendersi complice di un omicidio. E non è mica una cosa di tutti i giorni, complice di un omicidio. No, io guarda, questa è una discussione che io ho fatto già con una discussione in buona fede, naturalmente, no? con un altro utente, la quale diceva, no, ma intanto c'è solo una, di colpo... di colpo mi era sparito tutto, è tornato. C'è solo la testimonianza di un tizio, di un proprietario della pescheria, che dice che che Sebastiano è passato di lì quella mattina. Però tieni conto, Angelo, che quella persona era sua amica. Che cosa significa? Significa che questo amico
che era amica di Liliana, di Sebastiano, si sarebbe messo, dovuto mettere d'accordo con Sebastiano, cioè, come dire, Sebastiano va lì e gli dice: oh, mi raccomando, di che sono passato da te. E ora, se, chi è quella persona che si rende complice di un omicidio? Non è facile. Qui, cioè, qui stiamo dicendo che qualcuno ha tenuto nascosto nella propria pescheria o nella propria macelleria un cadavere. Ma chi è che si mette a conservare, no? Cioè, prende gli stessi anni. Gli stessi anni. Quindi boh, mi sembra un po', anche lì mi sembra un po' raccontata, un po' raffazzonata. Io non capisco perché si continua a far parlare, a far dire queste cose. Cioè, visto che il dottor Costantinini sta, come dire, del tutto evitato questo discorso, cioè del fatto sia stata conservata qualche parte. Anche perché, cari amici, il processo di putrefazione non era ancora iniziato. Dopo 14 giorni, dopo 15 giorni, dopo 20 giorni, il processo di putrefazione prende lo stomaco e non vi erano segni di putrefazione. C'è scritto chiaramente. Allora, me lo spiegate da dove viene questa cosa? Mi spiegate perché Claudio continua a dire che è stata messa al fresco e non c'erano segni di putrefazione? Ha visto il cadavere? Lo ha visto lui? No, l'ha visto Costantinides. Poi dite che io mi incazzo sì. Fa delle ipotesi, però non reggono queste ipotesi. Ma sì che fa delle ipotesi, certamente che fa delle ipotesi, ma queste ipotesi bisognerebbe che fossero i giornalisti a smentirle. Cioè, ci sono, lui, questo fa delle ipotesi, ma se te mi fai un'ipotesi, io ti vengo a dire, guarda, non c'erano processi putrefattivi, non è possibile, non è possibile, non è umanamente possibile, non è possibile, è impossibile. Lo so che è un'ipotesi, io, tutti dicono quest'uomo sa, lui non sa un cazzo secondo me, è un'ipotesi che non sta né in cielo né in terra perché i processi di putrefazione non erano iniziati, quindi il cadavere era fresco. Sì, anche l'occhio tra l'altro. Esatto, esatto. Poi altri segni, il segno sotto l'occhio poteva essere sicuramente una manata. Costantinini dice che lei non è morta per colpa di terzi, cioè non ci sono segni di botte che possono aver causato il decesso. Ribadisco il concetto, non ha detto che non può averne buscate, che non può aver preso le botte, le può aver anche prese, ma non sono state le botte ad ucciderla. Secondo me, Franca, ti vedo un po' silente. Sto ascoltando quello che dici. Secondo me diciamo, la morte è stata causata da un forte spavento, perché è l'unica cosa che mi viene in mente, che non è possibile parlare sempre della solita cosa. Io purtroppo, cioè, mi è stato detto, no? Cioè, ma perché per il momento non ti occupi ancora del caso di Liliana? Ma per dire cosa? In effetti non ci sono grandi novità. Cioè, per dire cosa, stiamo dicendo sempre il tutto e il contrario di tutto. Purtroppo noi non sappiamo gli inquirenti che cosa ci hanno in testa, non sappiamo chi hanno interrogato, non sappiamo. Siamo pronti qui a criticare chiunque dice una cosa per un'altra. Va bene parlarne, va benissimo, io sono d'accordo, sono il libero arbitrio, va bene per tutti, però bisogna essere anche, anzi, chi di dovere dovrebbe dire a determinate persone: guarda, la tua ipotesi, perché trattasi di ipotesi, non è realistica, perché non erano ancora partiti i processi di putrefazione, quindi quel corpo non può essere del 14 in nessun modo. Esatto. Altrimenti ce lo spieghi tu come dal 14 possa essere rimasto così conservato. No, poteva essere congelato, se era stato congelato c'erano i segni di congelamento e non c'erano. Voi, tutti noi pensiamo che il dottor Costantinini sia un rincoglionito? Io non lo penso affatto, nel modo più, io credo che sia un bravo medico, ed ha a Trieste una nomea di bravo medico. Quindi, per favore, diamo retta anche a quello che la scienza ci dice, perché se poi vogliamo dare retta ai medium è un altro discorso. Noi diamo retta alla scienza, non ai medium. Anche perché poi lui fa riferimento, sempre Sterpin, all'orologio che si ferma alle 9:17. Sì.
quindi ritiene che Liliana sia morta alle 9.17 di mattina, che possono essere anche le 21. Sì, certo. Però credo che lo stesso gli inquirenti avranno esaminato quell'orologio, quindi avranno stabilito se si è fermato perché ha preso una botta, se si è fermato perché si è scaricata la batteria, se la batteria è fuoriuscita, e quindi lì può essere un segno che la morte è avvenuta quel giorno, a quell'ora, voglio dire, ma non lo sappiamo perché si è fermato quell'orologio. Tra l'altro quel tipo di orologio, mi hanno spiegato, che nel caso di freddo e di braccio freddo si ferma, dopo un po' di tempo si ferma, quindi anche quell'ora lì non vuol dire nulla. Assolutamente. No, assolutamente. No. Inoltre, di nuovo questa storia di Sebastiano che viene il suo alibi viene detto solo da un pescivendolo. Innanzitutto sono due i pescivendoli che lo ricordano quel giorno, ma non è tanto la testimonianza del pescivendolo, sono le telecamere. Il percorso che fa Sebastiano la mattina va fuori Trieste ed è il primo pescivendolo che lo ricorda, e tra l'altro il suo cellulare viene segnalato dalle celle telefoniche fuori Trieste. Il resto lo consegna a Trieste città e fa un giro che è pieno di telecamere. Sebastiano viene ripreso dalle telecamere fino alle 9:30, fa 6 consegne, io pensavo 4, ho sempre ritenuto 4, invece sono 6. Sì. E addirittura le telecamere smentiscono uno dei pescivendoli che diceva è venuto mercoledì. Sì. E invece passa il martedì, è il pescivendolo che ricorda male. Tra l'altro si è sempre ritenuto, io per prima, che in realtà Sebastiano ha un buco senza alibi dalle 9:30 alle 11:30, quando prende la bici per fare il giro con la GoPro. Ma poi, sentendo anche quello che dichiara il signor Serpin, che dice che quel giorno, quando si è molto preoccupato per l'assenza, per la mancanza dell'arrivo di Liliana, si precipita a casa di Liliana e sono le 10:30 e dice che la macchina di Sebastiano non c'è. Quindi o dalle 9:30 alle 10:30 è tornato a casa, ha ucciso la moglie, ha portato fuori il cadavere e l'ha andata a nascondere in un'ora, o l'ha fatto dalle 10:30 alle 11:30. Ed è anche lì un'ora, e mi sembra davvero impossibile. È lo stesso Serpine che gli fornisce un ulteriore alibi. Sì, esatto. Oltre a fornirgli l'alibi delle 8:22, quando dice di essere stato chiamato da Liliana, e quello risulterà dai tabulati. Perché io devo confessare, proprio all'inizio di questa storia, ho pensato subito, visto che gli amici con cui hanno passato la sera precedente a cena, hanno dichiarato che mi sembrava che avessero litigato, io ho subito pensato questo, l'ha uccisa dalla notte fra il 13 e il 14 e durante la notte è andata a nascondere il corpo. Ma questa ipotesi, la prima ipotesi che ho fatto è stata questa. Questa ipotesi poi è smentita dalla telefonata delle 8:22. Certo. Liliana a quell'ora è viva e Sebastiano è fuori Trieste a fare la prima consegna di coltello. A meno che al telefono sia stata un'altra persona che lei. E questo è anche un'altra ipotesi che si può fare, ma questo poi la domanda poi è perché Serpin dice che era Liliana? Sì, no, vabbè, non, ma allora, io credo... Io ripeto, l'ho sempre detto e lo ribadisco, per me queste persone, tutte le persone che vengono, io faccio i nomi tranquillamente perché tanto non ho niente a nascondere, Claudio, Sebastiano, Gabriella, Salvatore, Fulvio, loro non c'entrano niente. Poi le guerre che si fanno tra di loro a me non mi interessano. Le guerre fra di loro hanno un po' sviato, secondo me. Esatto. Sì, ma queste sono problematiche che dovranno risolvere loro, se sempre ne avranno voglia. Io credo che fermamente che nessuno di loro entri in questa storia a gamba tesa, nel modo più assoluto. Però sembra che siano tutti implicati. Se tu ci fai caso, sembra, ma è solo un'impressione, è solo un'impressione, perché poi fondamentalmente credo che tutti siano alla ricerca della verità. Sì.
dalle risultati della perizia, tutto fa pensare che Liliana si sia tolta la vita, parliamoci chiaro. Sì. Quindi questo dimostra che in realtà nessuno di loro è colpevole. Assolutamente, nel modo più assoluto, nessuno di loro, dal mio punto di vista, secondo No. me, nessuno di loro è colpevole di aver ucciso la donna, anche perché non ci sono segni cioè, lei è morta, come dice l'autopsia, per restrizione da sacchetto. Esatto. Quindi non c'è tanto da dire. Che noi non lo vogliamo e io non capisco come mai si è arrivati a intendere questo, cioè perché tutti noi siamo convinti che Liliana sia stata uccisa? Ma paventare l'ipotesi di un suicidio, perché no? Perché non era, cioè, non sembrava a nessuno una persona depressa che potesse uccidersi prima o poi, non c'entra nulla. Chi vuole uccidersi davvero di solito lo nasconde, No, le c'è anche la città. intenzioni le nasconde, non vuole farsi salvare, per cui nasconde le sue intenzioni. Esatto. Cioè, questo è un'altra cosa, un po' di quelli che trattano la psicologia spicciola, no? Ma no, ma tanto si sarebbe visto, non si sarebbe visto nulla. Ci Non so. sono quelli che si vede. E quindi si possono anche aiutare e eventualmente salvare, e c'è quelli che non ti dicono nulla. Io l'ho vissuto sull'esperienza della mia vita. Il mio amico, un mio caro amico, si va tutti a bere, a ballare, a fumare, eccetera, eccetera. Tutti vanno a letto. Lui è andato vicino a casa sua dove passa un treno, si è buttato sulle rotaie e è morto. Infatti, non possiamo sapere cosa passa nell'animo e nella mente di una persona. Quando dicono, ah no, non lo avrebbe mai fatto, non è proprio così. Potrebbe. Aveva fatto questo, questo perché secondo me non si vuole accettare la realtà dei fatti. Cioè Infatti. io devo capire perché ancora non siamo, cioè, siamo convinti che vi siano altre persone ad aver. Io ne ho sentito, guarda, ti giuro, da 3-4 mesi a questa parte ne ho sentiti di tutti i colori, cioè dal serial killer che ho paventato io. Che ho detto io, dalla pista del denaro alla pista dei corrieri, alla pista del ragazzo più giovane che stava con lei, le ho sentite di tutti i colori. E mai una volta, non ho mai, se tu avevi visto il dottor Costantini a fare una conferenza stampa, No, mai, mai. solo noi le facciamo, solo noi, e ci ammazziamo tra di noi perché. Non siamo d'accordo l'un con l'altro, ma sarebbe anche l'ora di fare un po' finita questa storia. No, Franca? È vero, io credo che i sospetti sono nati proprio da questo astio che tutti hanno verso il marito. È vero Esatto. che è il primo che è stato sospettato, e lui l'ho confessato poco fa, anch'io nell'immediatezza ho immaginato che lui Certo. l'avesse ucciso. Però poi si ragiona, no? Ora, anche davanti all'evidenza, davanti a un referto medico che dice che Liliana è morta o il 2 o il 3 gennaio, questo solo fa escludere Sebastiano, come fa escludere tutti gli altri? Perché Sì. Beh, dove l'avrebbe tenuta nascosta Sebastiano? fate. Sia viva che morta, parlo, ma parliamo di un problema serio, anche da morta, dove l'avrebbe messa e poi mantenuta per tutto questo tempo come fosse fresca? Non so se c'è al mondo una persona in grado di controllare il rigor mortis. No. È difficile, insomma, deve essere proprio una persona con grandi qualità per Ma ci poter fare. sono i processi di putrefazione, i processi di putrefazione vengono fermati se, questo mi è stato detto da un medico, se il corpo viene congelato, ok? Viene congelato, i processi di putrefazione si bloccano, ma neanche del tutto, se vogliamo dirla proprio come si dice. Fino a un certo Neanche, punto, poi. esatto. Poi anche se il cadavere è congelato per 2 anni, i processi di putrefazione iniziano lo stesso. Ma a Certo. prescindere da questo, ma dopo se tu. Allora, prova a congelare un pezzo di carne, bello fresco, vedrai, ti accorgerai che, no, che non è. Cioè, quando lo vai a scongelare,
La carne non è uguale a come l'hai congelata. Il colore stesso non è lo stesso di come l'hai congelata, perché Franca è così. Sì, sì, sì. Te lo posso assicurare, è così. Ecco, anche come sapore, comunque. Esatto, anche come sapore, si sente che è congelato. È vero, rimane buona, certo. Non succede nulla, i microbi sono stati uccisi, tutto quello che ti pare, ma comunque non è come, non ha il sapore di una carne fresca, tagliata lì per lì, portata a casa e mangiata. Esatto. Quindi dal corpo si sarebbe visto se il corpo fosse stato congelato. E il dottor Costantinides dice no. Non è stato congelato. No. È un corpo fresco. Quindi l'unico, diciamo, l'unica cosa che resta è capire dove Liliana ha passato quei 18 giorni prima di recarsi al bosco e togliersi la vita. Dove, considerando che Liliana era a piedi, e se avesse preso dei mezzi probabilmente sarebbe stata riconosciuta. È vero che si portava la mascherina, magari era inverno, con un cappello, poi camuffare, insomma, però secondo me da qualcuno poteva essere vista. Per cui dice ha vagato per la città, neanche, perché non ha vagato per la città, perché era in ordine, il suo abbigliamento era pulito, lei sì, era in ordine, una donna che ci ha sempre tenuto al suo aspetto e quindi ha continuato fino all'ultimo. Io penso che lei sia stata in una casa attrezzata di tutto, da sola però, non credo che qualcuno fosse con lei. E poi, non so, forse proprio il processo mediatico che è stato fatto, il parlare così tanto di lei l'abbia spinta ancora di più verso il suicidio. Le ragioni non le capiamo, ma secondo me non le hanno capite neanche chi gli era vicino, quindi figuriamoci noi da fuori se possiamo capire le ragioni di un suicidio. Aspetta, scusate. Presunto spammer, quindi non si risponde. Prego, prego. Io ovviamente non mi sento all'altezza, non ho i mezzi, non ho le possibilità di contestare una perizia, certo, una perizia medica, che non lo dice esplicitamente, ma insomma fa capire che la donna si sia tolta la vita. Sì. Sotto le unghie non ha nulla. Sotto i piedi, nelle scarpe, nelle suole delle scarpe, il terriccio del luogo dove è stata ritrovata. Non c'è un'aggressione esterna, perché dobbiamo pensare che invece sia morta il 14? Io credo che sia partita, diciamo, nella nostra mente, sia partita che la donna è morta il 14. Sì, qui sì. Adesso è difficile accettare che invece Liliana si sia nascosta da qualche parte. Sì. Ci sembra strano questo, però è possibile. Sì, ma è possibile, cioè è possibile, ci sarebbe solo da capire. Io, come dire, mi rimane ostico il pensiero, no? Del fatto che questa donna si sia, perché tutti la descrivono come una persona tranquilla, che non si fidava di nessuno, era molto, come dire, molto cauta nei rapporti personali, eccetera, eccetera. Come posso pensare che lei sia andata a casa di qualcuno? Si è andata a casa di qualcuno per come la raccontano, deve essere andata a casa di qualcuno che lei conosceva e di cui si fidava. Certamente, sì. Capisci? E quindi, boh, come dire, ecco perché ci risulta, perché io se devo pensare, e ripeto, non sto dando colpa a nessuno, se devo pensare che sia andata a casa di qualcuno di cui si fidava, non posso fare altro che pensare a un nome solo. Però questa persona sta andando in televisione a dire a destra manca, eccetera, eccetera, quindi capisci che non torna tutte le volte. Secondo me lei, in un albergo non è possibile sia andata, perché io, ragazzi, ve lo dico, cioè... È vero, Matteo Vinattieri l'altra volta ha detto ma potrebbero averla fermata, ma siccome una persona maggiorenne è libera di fare quello che vuole, ti può dire anche alle forze dell'ordine non dite a nessuno che come dire, come avete fermato, non voglio essere trovata a nessuno. Però ragazzi, questa donna adesso è morta, se l'avessero fermata, quando si ferma qualcuno, si redige un verbale di
non mi ricordo come si chiama, non di perquisizione, si dice un verbale che dice che questa persona è stata fermata e che non vuole essere rotta le scatole a nessuno. Ok? Sì, però può essere successo, ma è morta. Dopo che è morta, cioè, hanno il dovere di dire no, l'abbiamo fermata, perdonatemi, l'abbiamo fermata il 2 di gennaio, no? Faccio un esempio. Perché nessuno ci dice nulla? Se no si va a pensare di nuovo, no, ma non, la procura non ci dice nulla, chissà che cosa da nascondere. Ma cosa da nascondere? Magari stanno lavorando. Avete mai pensato che magari forse stanno lavorando? È molto probabile. Secondo me stanno analizzando tutti gli elementi che sono venuti fuori. Che certo, assolutamente. Sicuramente la perizia informatica e telefonica, che non riguarda solo i rapporti fra Liliana e Claudio. Esatto. Sicuramente i rapporti con tutte esatto, le persone vicine, se sentiva qualche collega, qualche amica, con tutti. Quindi magari un lavoro abbastanza lungo da fare. E anche vedere quello che c'è sul computer. Certo, assolutamente sì. Il fatto poi della ricerca di divorziare senza avvocato, abbiamo visto che era travisata, non era questa la ricerca che lei aveva fatto, ma la ricerca era quanto tempo ci vuole per divorziare. Quindi magari quello che circola non corrisponde poi a quello che effettivamente hanno in mano gli inquirenti. Chiaramente devono mettere insieme tutti i pezzi, la perizia informatica, la perizia medica, l'inchiesta che hanno fatto, perché hanno sentito testimonianze, hanno sicuro, hanno sentito un po' tutti, avranno messo sotto controllo i telefoni, per cui devono pure assemblare tutto ciò che è venuto fuori da questa storia. Io sono curiosa. E non vedo l'ora che la questura si pronunci, e credo non manchi molto, perché il 14 sarà un anno. Esatto, 4 gennaio, no, 4 dicembre, scusami. Dicembre, sì. Dicembre, sì, manca 13 giorni, oggi è il primo. 13 giorni, e quindi ci dovranno dire o il risultato di tutto quello che è successo a Liliana, oppure... Certo, assolutamente, assolutamente, sì. Un supplemento di indagine. Certo. E sono curiosa di sapere come va a finire. Anch'io. Bene, Franca, pensi ci sia altro da dire? Questo è tutto, insomma. Bene, ragazzi, come al solito abbiamo passato l'ora e mezza abbondante di trasmissione. Sono felice perché abbiamo parlato comunque di tre donne in attesa di giustizia. Credo sia un'affermazione da... non pericoloso, ma insomma un'affermazione giustissima, perché tutte e tre stanno attendendo giustizia. Se Liliana è morta veramente di, come dice il dottor Costantinini, dovremmo farcene una ragione anche noi. Quindi in quel caso giustizia sarà fatta. Possiamo incolpare a destra, possiamo incolpare a sinistra, eccetera, eccetera. Però poi alla fine dovrà essere appunto la giustizia a darci la parola fine, dovrà mettere per la fine a questa vicenda, come a tutte le altre vicende che ad oggi non sono state risolte. Benissimo. Prima di salutarvi, io vi ricordo che oggi è giovedì primo e uscirà, se riesco, ma penso di sì, che sono obliterato dal lavoro in questi giorni, ma insomma, perché sono stato un po' fermo senza fare nulla. Franca ricorda quando io non avevo un filo di quando avevo solo un filo di voce e parlavo che sembrava un fringuellino, ora non più, sono tornato più incazzato di prima, come si dice, e quindi ho un po' di lavoro da svolgere. Presumo che la missione riuscirò a caricarla per domani sera, che è venerdì 2 dicembre. Ricordo anche che però domenica sera, visto che domani sera abbiamo un altro appuntamento, io, Franca e Luca, vedete quante cose abbiamo da fare, dove registreremo la puntata su Enzo Tortora, ha una puntata a cui tengo molto, perché comunque ci sono un sacco di cose da dire. Tra l'altro vi ricordo la mitica frase che è rimasta negli annali e rimarrà sempre: quando lui è tornato ha detto a che punto eravamo rimasti. Ti ricordi, Franca? Quella cosa mi ha fatto molto commuovere, cioè, quella standing ovation quando è entrato negli studi, lui ha detto a che punto eravamo rimasti. Una persona che per tanti anni non ha potuto fare, vivere liberamente, cosa che invece gli è stata tolta,
senza una motivazione, anzi per una motivazione, perché Pasquale Barra, detto l'animale, ha inventato un sacco di cazzate, lo possiamo dire, che cazzate erano. Io vi aspetto naturalmente domenica sera, va bene? Grazie Franca da Criscio. Oh, acquistate i libri della Franca, che sta facendo pubblicità, sta vincendo un sacco di premi, comprateli. Allora, Franca, dici quali sono i tuoi libri. Allora, io Luna e l'IPF, 2070 e il mare arancione, e Margherita, il candido fiore del dolore. Ok, quindi per Natale comprate i libri di Franca, anche altri, ma anche i suoi, e regalate alle persone che volete bene, perché è giusto regalare la cultura alle persone a cui si vuole bene. Però mi raccomando, ragazzi, non fate l'errore che io ho fatto per anni. Io ho regalato libri a tante persone che dicono sì, grazie, grazie, e poi lasciano i libri lì in libreria, non li guardo neanche. Sì. C'è una persona, non voglio dire chi, no, a cui ho regalato dolci con linee sangue, che ora è una rarità. Sì, sì, lo leggo in settimana, che è successo tipo 12 anni fa, non l'ho ancora letto. Quindi, se sapete che lo leggete, che lo leggerete, che lo leggeranno, comprate. È uscito anche un libro su Elvira Orlandini, puntata che faremo insieme anche alla Franca. Lei non lo sa, l'ha saputo in questo momento, infatti ha fatto la faccia sbigottita. È un libro che ha scritto Bettina Ferretti, che è una mia cara amica, e che saluto, e che verrà anche qui in trasmissione con noi a parlare di tutta la vicenda. Elvira Orlandini, Togliano, Elvira Orlandini. Buonanotte a tutti, grazie Frank, ti mando un grande abbraccio. Rimane là e almeno ci salutiamo. Ciao a tutti, buonanotte, alla prossima. Grazie di tutto, grazie, ciao ciao.